Bene, veniamo adesso alla stanza che abbiamo preparato per la lezione di mercoledì 28 e che la potete raggiungere con aliesl.org slash e mettete hubs. A questo punto si entra praticamente in questa stanza preparata da Michelangelo e vi faccio vedere un po' la differenza fra le risoluzioni, perché adesso abbiamo la risoluzione dell'ultimo video in cui siamo entrati e abbiamo visto che si entrava con una risoluzione diciamo bassa e vediamo cosa significa. Quindi noi entriamo, vediamo che qui Michelangelo ha fatto questa stanza molto caruccia, che però vedete che qui si vede un pochino sfocata. Qui ci sono dei come si chiamano? Insomma, questi animali, mi sfugge in questo momento il nome, e anche qui vedete che abbiamo il divano, che però sono molto grezzi. Se noi invece abbiamo la possibilità di vederli nelle preferenze a una risoluzione più alta, quindi non 720, ma gli mettiamo 1920, che è la migliore, e gli mettiamo Material Quality a High. E facciamo anche il refresh. A questo punto vedrete che gli oggetti che vediamo, li vedremo fra un po' di tempo quando li verrà caricati a una risoluzione molto molto più alta. Ok, quindi facciamo Enter Room, nella lobby, Enter on Screen, Enter Now, e vedete che vediamo i riflessini tutti carini. Vediamo anche questi animali che vedete che si vedono finalmente, quindi sono veramente carucci. E poi vediamo anche i nostri divanini che sono già più bellini. Ora non mi ricordo se nella cancellazione della registrazione ve l'avevo fatto vedere, ma se per caso non foste registrati e quindi non avete cliccando qua il vostro nome, quindi siete in una situazione in cui faccio vedere tipo sign out. Quindi siamo non registrati e nel momento in cui vi dovesse dire non siete registrati, quindi non sappiamo chi siete, no? Fate un sign in e vi compare la possibilità di specificare l'indirizzo email e a questo punto viene mandata una mail all'indirizzo e c'è un link, che è questo nuovo, che cliccando vi consente di verificare di avere di nuovo la vostra registrazione a posto, quindi siete registrati. Se non fate questo mestiere, molte delle cose che abbiamo visto, tipo il rename delle stanze, le favoriti e un po' di altre cosette, non funzionano. Ok, quindi questa alla fine siamo nella stanza, vedete che questa è una stanza che non ho creato io, quindi non ho la possibilità di specificare, di cambiare le impostazioni, perché il creatore in questo caso è Michelangelo. Se io ritorno nella stanza che avevo creato io, intanto qui sto facendo Room Action Info, mi fa vedere come è costruita questa cosa e ci sono tutte le cose, quindi da dove vengono, quindi la presa Sketchfab, 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 molte cose vengono da Sketchfab e probabilmente anche qualcosa l'avrà fatto lui. Qui vedete che nelle persone abbiamo Salazar che entra e posso, cliccando sulla matitina, posso modificarmi il mio avatar. E nel mio avatar, se mi piaceva il mio avatar che sarebbe appunto la volpe, me la tengo, quindi il mio avatar sarebbe questa, quindi facendo così si vede praticamente l'avatar che abbiamo, purtroppo rimane così. Qui vuol dire che sta entrando da desktop e qui insomma che non sta funzionando il microfono. Ora, un piccolo trucchetto che volevo insegnarvi per cambiare il vostro avatar era quello di fare Browse Avatars e di creare un avatar. E per creare un avatar c'è questo sistema che permette di cambiare vedete che questo è l'avatar di base,
che è tutto colorato così, ma io posso lavorare praticamente qui con il Kilt. Kilt è un programmino che consente di depositare qui un'immagine e per ottenere un avatar fatto in maniera diversa. Quindi come si può fare per scaricare questo avatar? Basta cercare un'immagine qualunque, quindi prendiamo un'immagine, dicevo qualunque, immagini, e prendiamo un'immagine tipo questo qui, di mare, ve la scaricate, save image as, ok, sotto download, download.jfif, speriamo che lo prenda, e poi la, questa ce la portiamo qua, e vedete che abbiamo questa immaginina che praticamente possiamo associare al nostro avatar, e questa immagine praticamente se la mettiamo tutta ci viene un avatar che ha il colore di questa spiaggia con il tramonto, ed eventualmente potremmo insomma modificarla, cioè alterarla, però diciamo teniamola così, per, oppure rimpicciolirla, però teniamola così che l'impostazione è completa. Possiamo metterci anche altre cose, ad esempio se in questa immagine vogliamo metterne un'altra che ha scelta, che ad esempio sia, ma prendo assolutamente a caso, quindi prendo save image as e prendiamo quest'altra unnamed, ed è questa, e la mettiamo dentro, vedete che abbiamo un unnamed qua che la possiamo spostare, e se la mettiamo qui in prossimità, vedete, di questo che sarebbe la piastra del nostro robottino, ok, abbiamo il nostro robottino che ha tutti i suoi colorini e in più c'è la piastra con l'immagine che volevamo mettere. Quindi a questo punto, se noi questa informazione la vogliamo salvare, facciamo export e ci viene esportata qua. E quindi quando andiamo nel qui e facciamo, vediamo che qui in mezzo dovrebbe esserci la skin, che è quella che abbiamo appena fatto, facciamo così, la andiamo a prendere, che è praticamente sotto downloads, sarebbe image 5, quindi quando la carichiamo, vabbè, questa qui non era quella, aspettate che l'immagine era 5B72, quindi andiamo a cercare 5B72, andiamo a chiedere dov'è questa immagine nel 5B72 17DC, che è questa sotto downloads, questa, ok, quindi in teoria dovremmo fare così, anne sotto quella dobbiamo prenderla sotto download, eccola qua, e quindi abbiamo l'immaginina questa qua, e questa immagine qua la vediamo quindi fatta con Quilt, salviamo e noi abbiamo il nostro avatar, questo, che se selezioniamo, ok, accettiamo, e quindi noi a questo punto siamo fatti in quel modo lì. Per esserne certi ci facciamo una foto e vedete che abbiamo, se ci avviciniamo alla foto, abbiamo esattamente l'avatar che abbiamo progettato prima. Direi che questo è ancora il pochissimo, ma è il minimo per poter usare Mozilla Hubs. Quindi riassumendo, se volete togliere gli oggetti li selezionate, buttate via, se volete parlare ricordatevi di cliccare qua per parlare quando siete in Mozilla Hubs, ricordatevi che potete anche fare dei pannelli con ciò che dite, quindi potete dire Pippo e fare questa qui bacchetta magica e avete un pannello con Pippo,
che poi potete buttare via. Potete anche, se non vado errato, mettere pippo barra n non barra nc barra n sta, se non mi ricordo male. Questa è una cosa importante, non era questa. C'era un modo per farlo andare a capo, ma evidentemente pippo, ah ok, così non ci sta. Premendo lo shift per andare a capo avete la possibilità di fare anche delle cose un pochino in verticale, che ad esempio per scrivere delle poesie non è male. Poi potete anche raddoppiare, quindi avere praticamente più pannelli identici se lo ritenete opportuno. Se avete un pannello e volete vederlo per bene, potete o focalizzarlo velocemente, quindi tenendo premuto ve lo fa vedere, oppure meglio fare open link e vi fa vedere il pannello che diventa nella sua completezza. E poi comunque noi li cancelliamo e cancelliamo anche questo. Quindi direi che anche in questo caso, in questo video, abbiamo visto come cambiarsi l'avatar, che come vedremo anche a lezioni è una delle caratteristiche più interessanti dei mondi virtuali.